sono Maria Chiara, loro sono Martina e Giulia e oggi vi illustreremo la struttura del Palazzetto dello Sport per un progetto in collaborazione con il Museo Maxxi di Roma. Il Palazzetto dello Sport è una struttura che sorge in piazza Apollo d'Oro presso il quartiere del Villaggio Olimpico. Fu costruito per la 17ª edizione delle Olimpiadi, cui organizzazione fu affidata alla città di Roma. A Roma infatti non c'erano strutture in grado di ospitare dei giochi olimpici tra il 1956 e il 1960 nacquero una serie di strutture in grado appunto di ospitare dei giochi di tale calibro. Fu progettato dall'architetto Vitellozzi e dall'ingegnere Pierluigi Nervi, lo stesso che si era occupato anche della progettazione del Palazzo dello Sport o Palaeur, oggi noto come Pala Lottomatica. Il Palazzetto dello Sport oggi ha la stessa funzione, principalmente per cui fu costruito e inaugurato nel 1960, cioè una funzione strettamente legata allo sport. Infatti anche oggi ospita numerosi eventi sportivi, non tanto più di pugilato come prima, ma più che altro di pallavolo e di basket. Ora passo la parola a Martina, che parlerà invece della struttura esterna del palazzetto. Il Palazzetto dello Sport è di forma circolare ed è largo circa 60 metri. È sorretto da 36 cavalletti ad Y che sono inclinati secondo la spinta che la copertura esercita sul suolo, dunque è come se fossero la rappresentazione concreta delle forze fisiche che agiscono sulla struttura. In particolare questi cavalletti vanno a sorreggere il concio d'onda, che è il bordo ondulato che ricopre l'intero palazzetto e che è formato in ferrocemento, che è un materiale particolarmente leggero, poco costoso e modellabile, inventato dallo stesso Nervi. E questo tipo di strutture furono fondamentali all'interno del sistema Nervi, una modalità di costruzione inventata appunto dall'ingegnere Nervi, che puntava a essere soprattutto economica e rapida. Economica in quanto grazie a queste strutture a forma resistenti si riusciva a ridurre i volumi e dunque la quantità di materiale e dunque ridurre i costi, e inoltre si eliminò quasi completamente l'utilizzo delle casseformi, cioè gli stampi in cui viene colato il cemento armato. Inoltre fu molto rapida in quanto al cantiere in opera, cioè quell'insieme di operazioni che possono essere effettuate solo nel punto stesso in cui si sta costruendo, come gli scavi o le colate di cemento, si affiancò anche un cantiere di prefabbricazione in cui appunto si potevano già costruire alcuni elementi che poi potevano essere spostati e posizionati nel punto in cui si stava costruendo. Il cantiere di prefabbricazione fu molto utile per la costruzione della copertura. Infatti, secondo il progetto di Nervi, sarebbe stato necessario utilizzare casseformi molto complicate e costose. Invece, grazie al cantiere di prefabbricazione, si riuscì a costruire alcuni elementi in cui era stato scandito la copertura. Infatti l'intera cupola fu divisa in tanti tavelloni romboidali, cioè delle tessere che si andavano a incastrare come quelle di un puzzle, che furono costruite appunto nel cantiere di prefabbricazione. Da dei primi esemplari, detti nonne, in cemento armato, furono poi costruiti degli stampi, detti mamme, da cui si crearono gli ultimi tavelloni, detti figlie, che furono poi posizionati sopra la copertura. L'innovatività del sistema Nervi risulta palese se si pensa che l'intero palazzetto fu realizzato in poco più di un anno e che contemporaneamente Nervi a Roma aveva aperto altri 5 cantieri che riuscì a chiudere entro 5 anni. Ora passo la parola a Giulia, che vi parlerà dell'interno del Palazzetto dello Sport. Osservando l'interno del Palazzetto dello Sport si può subito notare come sia un'opera architettonica senza pari. Soltanto guardando questa struttura interna si può perfettamente notare di quanto sia complessa l'opera architettonica. Basta guardare la copertura. Gioca su un effetto ottico, geometrico, veramente sbalorditivo, si può dire. È formato da 36 raggi curvi che offrono una continuità con l'esterno, con i 36 cavalletti posti all'esterno della struttura, che poi sono quelli che reggono la cupola e reggono le pareti circostanti. Un'altra cosa particolare è che vedendolo da fuori sembra una struttura relativamente piccola rispetto a come è all'interno. Perché? Perché viene sfruttato uno spazio che all'esterno non è visibile. Infatti c'è tutta la parte della copertura che quindi si può vedere anche all'esterno. E
la parte del campo che è sotto il livello stradale. Il palazzetto dello sport, anche con le altre strutture circostanti, crea questo effetto di unità, perché tutte le strutture erano finalizzate a ospitare le Olimpiadi del 60. Quindi è per questo probabilmente che passando per strada non salta all'occhio un edificio piuttosto che un altro, perché fanno tutte parte di uno stesso insieme che va a formare appunto il villaggio olimpico. Ho scelto il palazzetto dello sport perché credo che tra tutte le strutture che ci erano state proposte dal progetto era la struttura che conoscevo di meno e che quindi avevo curiosità di scoprire. Io ho scelto il palazzetto dello sport perché è una struttura poco conosciuta che secondo me merita di essere riscoperta. Io ho scelto il palazzetto dello sport perché ero già venuta precedentemente all'interno di questa struttura e ero rimasta subito colpita nel vedere tutti gli effetti visivi e geometrici, soprattutto del soffitto.